Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Greta e devo scusarmi per l'assenza, ma ho avuto un periodo veramente pieno, ho avuto anche un trasloco, mi sono trasferita, dunque non ho avuto purtroppo modo e tempo di registrare, ma volevo farvi vedere tutti i prodotti che ho accumulato, che ho acquistato in tasca mia e che ho ricevuto anche una collaborazione con un'azienda. Volevo farvi appunto vedere tutti in un unico video, appunto questo appunto lo chiamerò mega video haul proprio per questo. Dunque, spero che non durerà un'infinità, ma ci tenevo a farvi vedere tutti questi prodotti nel dettaglio. Alcuni li ho già provati, alcuni li ho già testati e alcuni invece ancora li devo ancora provare, ma bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, io partirei proprio con l'azienda che credo che abbia deciso appunto di collaborare con me e sto parlando della Garnier. Inizialmente Garnier ha deciso di inviarmi come regalo questa crema bio, l'ultima appunto linea che hanno fatto, questa Garnier Bio crema idratante e nutriente all'argan con olio biologico d'argan e aloe vera biologica per pelli secche e sensibili. Io ancora, come vedete, ce l'ho ancora dentro la scatola perché purtroppo con il caldo non ho avuto modo di testarla, perché comunque è una crema nutriente, dunque credo abbastanza corposa e bella idratante, dunque magari con il caldo non sarebbe proprio l'ideale. Ma appunto, allora, la crema al suo interno è fatta così. Le potete trovare comunque, penso, da Acquasavone, nei centri commerciali Conad, in questi negozi qua. E appunto è una crema idratante e nutriente, appunto con certificato bio e ha 50 ml di prodotto, ha 12 mesi di scadenza. Vi faccio vedere l'incisi, se vi può interessare, spero che si riesca a vedere. E niente, questa crema mi incuriosisce tantissimo, anche perché appunto per me, che come me, per chi come me ha una pelle secca, secondo me deve essere fantastica. Comunque qua diciamo vediamo scritto che leggiamo più che altro che è arricchito con aloe vera e acido anche ialuronico e promette 48 ore di idratazione, fragranza 100% di origine naturale, profuma di cocco e di erbe. E niente, questa crema non vedo l'ora di provarla, anche perché mi ispira veramente tanto. Poi, andando avanti, sempre di Garnier, questa volta della linea Fructis ha deciso di inviarmi anche tutta la linea per capelli. Io ovviamente ringrazio moltissimo Garnier Italia per avermi dato la possibilità di provare e testare questi prodotti. Anzi, questi qua, a differenza della crema, li ho già iniziato a testare, ma ora ve ne parlo nel dettaglio. Io direi di partire dallo shampoo, che appunto questa linea è la nuova linea vera, scusate, la nuova linea Aloe Vera Hydra Bomb, sempre di Garnier Fructis. Lo shampoo è questo. Si tratta appunto di uno shampoo fortificante che idrata e ammorbidisce con glicerina vegetale e gel di aloe vera, senza siliconi, per un tocco naturale ai capelli e adatto per capelli normali, e promette 3 giorni di idratazione. E anche questo sono 250 ml di prodotto e 12 mesi di scadenza. Allora, di questo vi posso già dire qualcosa perché l'ho iniziato a testare già da qualche giorno e devo dire che mi sta piacendo abbastanza. Ha una consistenza, non so se si riesce a vedere, in gel, ha un profumo veramente buonissimo, non troppo forte, mi piace veramente tanto e continuerò a testarlo e vi farò sapere, ma come prime impressioni mi sta piacendo veramente molto. Poi andiamo avanti e passiamo invece al balsamo, che è appunto sempre della stessa linea, l'Aloe Vera Hydra Bomb, balsamo fortificante, ed è questo qui. Spero che anche lui si riesca a vedere con queste luci sparaflesciate. E anche lui è per capelli normali, anche lui senza siliconi, sempre con glicerina vegetale e gel di aloe vera. Anche lui appunto l'ho provato uno o due volte, no, due volte, almeno due volte, sì. E anche lui mi è piaciuto abbastanza, mi ha districato bene i capelli. Calcolate che io ho dei capelli fini e i nodi mi si formano come niente, e devo dire che me li ha districati abbastanza bene, senza appesantirli. E niente, anche lui non sembra affatto male e sono 200 ml e ha 12 mesi di scadenza. Poi, andando avanti, il pezzo che uno dei quattro, scusate, due dei quattro pezzi che mi sono piaciuti di più di tutti, però, sono questa qua, che è la maschera, sempre di questa linea.
Questa è appunto la maschera iFood Aloe Vera idratante, maschera triple uso per capelli da normale a secchi, ha 98% di ingredienti naturali, dunque ottimo. E questa maschera si può utilizzare per tre funzioni, ossia come balsamo, come maschera e come trattamento senza risciacquo. Io devo dire che l'ho provata sinceramente soltanto come trattamento, appunto come maschera. Dopo aver applicato il balsamo, ho applicato come ultimo step lei e lasciata in pausa 3 minuti come consiglia l'azienda. E devo dire che mi ha lasciato i capelli super morbidi, ovviamente super lisci, idratati, non me li ha appesantiti assolutamente. E devo dire che anche lei mi sta piacendo tantissimo. Anche lei ha un odore paradisiaco, secondo me. E questa dovrebbe venire sui 5,90 euro, la potete trovare, credo. Sono 390 ml di prodotto e anche lei sono 12 mesi di scadenza. Insieme a questo prodotto che mi è piaciuto di più tra tutti questi, è anche questo prodotto qua, che si tratta della Aloe Vera Air Dry Cream senza risciacquo. È questa che ultimamente si vede anche spesso, molto spesso in televisione e in pubblicità. Si tratta di una crema appunto senza risciacquo che idrata, ammorbidisce anche senza usare il phon, gel aloe vera e glicerina vegetale, sempre per capelli normali. Qua dice che promette capelli leggeri, 48 ore anticrespo, non appesantisce, non appiccica. Anche lei l'ho provata un paio di volte e devo dire che mantiene tutto quello che promette l'azienda. Ossia appunto io una volta che comunque sono uscita dalla doccia, ovviamente un po' i tampono i capelli per farli un po', per levare un po' l'eccesso di acqua. Dopo un po', comunque appunto dopo aver tamponato bene i capelli, applico due pampe di questa crema. Ovviamente la spalmo un po' così sulle mani e la passo su tutti i capelli. Non arrivo sulla cute perché nella mia cute tende a ingrassarsi molto velocemente, dunque li metto solo su questa parte qua di capelli, diciamo sulla lunghezza o da metà testa in poi, insomma. E ovviamente non ne mettete troppa. E appunto io con due pompe ci ho fatto, calcolate, questa è la mia lunghezza di capelli, ci ho fatto tutta la testa e poi li ho lasciati asciugare all'aria così, senza appunto l'uso del phon. E devo dire che una volta asciugati i capelli sono rimasti morbidissimi, lisci. E appunto non me ne ha né appiccicati e né ovviamente appesantiti. Ovviamente secondo me è un prodotto che va usato un po' più in estate, perché magari l'inverno non so in quante riusciremo a lasciare i capelli bagnati, però appunto per l'estate è un prodotto veramente carino, soprattutto appunto se non si vuole usare il phon. Questo prodotto secondo me è veramente ottimo. Niente, appunto, questi sono tutti i prodotti che Garnier ha deciso di inviarmi. Io la ringrazio ancora per avermi dato questa possibilità e continuerò ovviamente a testarli e vi farò sapere ovviamente nei prossimi video, comunque nei prodotti top o flop del mese. Poi, rimanendo sempre in tema skincare, uno dei ultimi prodotti che ho acquistato e che come vedete già ho ben usato è questo struccante occhi viso delicato riequilibrante agli estratti dell'avena della marca Viva Hydra Più, che io non so se si riesce a vedere. Innanzitutto il prodotto è questo, io trovo nei magazzini Maurice, non so se mi metterà a fuoco, e l'ho pagato solamente 1,39 euro e sono ben 400 ml di prodotto e ha una scadenza di 12 mesi. Io con questo struccante mi sto trovando veramente bene. Qua c'è scritto che per occhi, appunto, e per viso. Io appunto lo uso ovviamente sia sul viso e sia per struccare gli occhi. Mi ci trovo veramente bene perché strucca benissimo, non mi lascia il viso appiccicoso e non mi secca neanche il viso e strucca benissimo. Anche i trucchi abbastanza strong, come magari anche quello di oggi o quelli che faccio ancora più strong, mi strucca tranquillamente, non mi brucia sulla pelle né sugli occhi. E ragazze, per 1,39 euro, se trovate questo struccante io ve lo consiglio perché secondo me è ottimo e costa veramente poco. Io mi sembra che l'ho trovato 1,39 euro in offerta, ma mi sembra che il suo prezzo si aggiri intorno a 1,99 euro, non di più. Poi, sempre nei magazzini Maurice, ho deciso di prendere una crema viso con bava di lumaca della Seta Blu, rigenerante per pelli secche. Questa, come vedete, ancora nella sua scatola perché non l'ho aperta. Ovviamente anche lei è una crema idratante rigenerante, ovviamente è per usarla più d'inverno. Ve la faccio vedere da aperta nella sua confezione. Allora, si presenta in questo barattolino di vetro bianco, molto semplice ma veramente carino. Sono sempre 50 ml di prodotto e è sempre 12 mesi di scadenza. Anche di questa sono curiosissima di provarla, anche perché comunque l'ho trovata a 2,99 euro, ovviamente. Ha un inci abbastanza decente, per quello io che riesco a capire di inci, spero che mi riesca a mettere a fuoco. Dunque l'ho voluta prendere alla fine per 2,99 euro, sono curiosa di provarla.
Poi, come ultima crema, ultimamente mi sono fissata con l'acquisto di crema Aiuto. Ho preso questa in offerta, ragazze. Questa addirittura 1,80 euro. La Clinance Hydra Plus, crema gel idratante opacizzante per pelli misto grasse, al cetriolo e acqua di tè verde. Sempre 50 ml e sempre 12 mesi di scadenza e non ha parabeni. E ho preso appunto questa crema qui perché era in offerta. Ovviamente io l'ho presa solo per questo periodo. Ora sto finendo quella della Vivi Verde Coop, ma appena finirò quella la utilizzerò, anche perché appunto per questo periodo, che appunto fa molto caldo, io tendo a prendere le creme appunto per pelli misto grasse o comunque al massimo per miste, perché comunque magari quelle appunto per pelli secche o comunque abbastanza idratanti o corpose le lascio per l'inverno. E dunque, che facevo? Per 1,89 euro non potevo lasciarla lì, anche perché questa qua invece la conosco già perché l'ho provata lo scorso anno e mi ci ero trovata veramente bene. Dunque, per il prezzo non ho esitato a prenderla. Poi andiamo avanti e ultimamente sono passata appunto alla Lidl e ho trovato questa linea della Cien all'acido ialuronico e ho preso appunto due prodotti. Allora, il primo prodotto è un gel detergente, un cleansing gel appunto, per ogni tipo di pelle, per tutti i tipi di pelle, scusate, con acido ialuronico, e si tratta appunto di questo gel detergente qui. Ha il dosatore che io amo, ha 200 ml di prodotto e 12 mesi di scadenza. Lui ancora non l'ho provato, infatti come vedete c'è, è pieno, è nuovo. E perché ancora comunque sto finendo il mio della Roberts all'acqua acqua delle rose, una cosa del genere, mi sfuggirà il nome, però penso che avete capito qual è. Anche con quello mi ci sto trovando bene, però ancora siccome sto finendo quello preferisco prima finire un prodotto e poi aprirne un altro. E niente, di questo sono super curiosa, l'ho pagato solamente 2 euro, 2,50 euro, e sempre della stessa linea ho voluto prendere l'acido proprio ialuronico, anche lui per tutti i tipi di pelle. E è questo prodotto qui, scusate se è specchiato, e ora ve lo faccio vedere da aperto. Anche lui ha una confezione in vetro, come vedete, abbastanza semplice. E anche lui mi ispira veramente tanto, anche perché il mio The Ordinary sta quasi per terminare. Ovviamente quando terminerò quello aprirò anche questo, perché appunto anche questo è nuovo e ancora non l'ho provato. Sono 30 ml di prodotto e ha 12 mesi di scadenza e l'ho trovato al prezzo di 3,99 euro se non sbaglio. Dunque con 6,50 euro ho preso questi due prodotti, dunque ho speso veramente poco. Poi passiamo a un altro marchio che ultimamente ho acquistato tanti prodotti appunto, e sto parlando di Astra. Allora, alcuni prodotti li ho presi in negozio, alcuni prodotti li ho presi sul loro sito online. Allora, partiamo dai prodotti che ho acquistato in negozio, che sono stati questi due. Allora, il primo è il Ritual Primer Matte Effect, base trucco perfezionante mattificante. Si tratta appunto di questo primer qua, mattificante. Sono 30 ml di prodotto e ha 12 mesi di scadenza. Questo appunto l'ho preso in negozio e l'ho pagato 5,90 euro, anzi no, scusate, 4,90 euro. E lo sto provando già da un mesetto circa e devo dire che non è affatto male. Mi mantiene abbastanza lucidità. Ovviamente è un prodotto che io, anche lui, come dicevo con le creme prima, utilizzo appunto solo in questo periodo del caldo, che magari si suda un po' e la mia pelle comunque un po' cambia. E devo dire che mi ci trovo veramente bene. Ce l'ho al di sotto anche adesso, appunto come base trucco, e devo dire che mi piace veramente tanto, e per 4,90 euro secondo me non è affatto male. Poi, come altro prodotto che ho preso in negozio ma che ancora non ho aperto ma conosco già perché ho avuto già modo di provarlo, è questo Astra Eyebrow Lover Mascara, mascara infortante per sopracciglia. Questo prodotto qui, il mio è nella tonalità 02 e appunto questo prodotto qua ho avuto già modo di provarlo in passato e mi è piaciuto tantissimo. Fatto sta che appunto l'ho ricomprato. Questo dovrebbe costare sui 2 euro, 2-3 euro, non di più comunque. È veramente carino. Ora non ve lo apro perché comunque ho altri prodotti di questo genere da cui finire prima, però comunque lo amo perché ha uno scovolino piccolissimo, ha anche le fibre se non ricordo male, sì, infatti è volumizzante e ha anche qualche fibra, dunque mi permette anche di riempire qualche peletto nelle sopracciglia, le pettina e le colora, e senza comunque diciamo esagerare, ma è veramente carino questo prodotto, dunque se lo trovate io vi consiglio di acquistarlo. Poi ho deciso ultimamente invece di fare un ordine dal loro sito online, di cui mi ci sono trovata veramente bene, e ho voluto prendere invece un bel po' di prodotti. Allora, partiamo dal primer, che è un altro primer appunto viso, ma questo è invece nella versione lisciante, è appunto il Ritual Primer Smoothing Effect, base trucco perfezionante lissante.
Questa invece è appunto la versione lisciante, anche lui pagato 4,90 euro, anche lui 30 ml di prodotto e 12 mesi di scadenza. Questo invece ancora non l'ho provato perché comunque appunto sto usando l'altra versione opaca, ma ovviamente con l'arrivo magari appunto dell'autunno o comunque dell'inverno inizierò a testare anche lui e sono veramente curiosa anche perché soprattutto di questo ne ho sentito parlare strabene. Qua comunque c'è scritto che è adatto a tutti i tipi di pelle e è una formula in gel appunto trasparente a base di acqua, distillata di fiori e acido ialuronico. Questo comunque ha, se non ricordo male, un 90 o comunque una buona percentuale insomma di ingredienti naturali. Infatti mi ricordo che appunto non ha queste grandi schifezze, non ha dimeticone. Dunque secondo me è un prodotto ottimo se lo si vuole usare tutti i giorni. Non so se si riuscirà a vedere l'inci, ma secondo me può essere usato anche per tutti i giorni. Dunque veramente top e spero di provarlo al più presto. Poi, andando avanti, ho voluto prendere un'altra di Astra, appunto, Hypnotize Liquid Lipstick. Sono questi rossetti liquidi qua, che io adoro. Questo è tipo il terzo, sì, il terzo che ricompro perché io li adoro, questi rossetti. Costano solamente 4,90 euro e ci sono un sacco di colorazioni. A me durano tantissimo e, cosa più importante, non mi seccano, ragazze, non mi seccano le labbra minimamente. Ovviamente una volta asciutti sono no transfer. Non hanno una durata, cioè sì, hanno una buona durata, ma comunque se mangiate cose oleose, come d'altronde tutte le cose, si tolgono. Comunque non vi aspettate una durata, insomma, esagerata, ma non è colpa loro, insomma, è comunque l'olio toglie qualsiasi cosa, però comunque di per sé ha una buona durata, cioè hanno una buona durata, infatti io li adoro e li compro in continuazione, ma ho voluto prendere comunque un colore dell'ultima linea uscita, che è il 18 Mean Girl, che appunto è questo colore sparaflesciato. Di questo vi devo fare uno swatch perché è veramente fantastico. Allora, comunque lo scovolino è fatto piccolino così, veramente carino, e ve lo faccio qua, uno swatch, cioè è proprio grida proprio estate questo colore. Ovviamente appunto se lo trovate prendetelo perché cioè, è qualcosa di spettacolare. Con una linea di mascara, scusate, con una linea di eyeliner o con un po' di mascara, praticamente il trucco lo fa lui. Cioè, guardate che spettacolo, io lo adoro. Lo potete trovare anche indossato sulla mia pagina Instagram, che se anche lì non mi seguite, vi consiglio di seguirmi, vi lascio il nickname qua. Mi trovate sempre come Passione Makeup 93. E niente, anche di questo appunto avevo fatto un post dove ve lo vedete swatchato anche sulle labbra. È meraviglioso e... Ma poi ha un odore di vaniglia cioccolato, cioè ragazze, io li amo, li amo. Poi andiamo avanti, ho voluto prendere poi un mascara che è l'Astra Curling Volume, un mascara volume panoramico. Questo purtroppo ancora non vi so dire nulla perché non l'ho provato, ma l'ho preso sotto consiglio di una mia amica, è Loredana, che saluto, mando un grosso bacio, e lei me l'ha consigliato, dunque sono curiosissima di provarlo. E questo l'ho pagato 2,90 euro, dunque anche di questo però purtroppo non vi so dire nulla perché ancora non l'ho provato. Poi andiamo avanti, questo invece l'ho provato e è l'Astra Ice Couture Liquid Eyeshadow. Sono questi ombretti liquidi qui che purtroppo io, ahimè, a parte qualche ragazza, non ho mai sentito parlare da nessuno, non so perché sinceramente. Appunto io non sapendo come siano, come... sì, ciao, Gre, ok, calmati. Siccome non riuscivo a capire insomma come fossero questi ombretti liquidi, ho deciso appunto di provarne uno. Costano comunque 5,90 euro e sono quanti ml? Non so se c'è scritto. No, non c'è scritto. Ah sì, sono 6 ml e a 6 mesi di scadenza. Io comunque ho preso la tonalità 3, che appunto è questo oro champagne spettacolare. Ora ve lo swatcho anche questo. Cioè, è meraviglioso. Io poi gli ombretti liquidi li uso tantissimo, sia da soli sia come base per usare altri ombretti sopra. Cioè, è stupendo, ora non ho messo una quintalata, ma per farvi vedere comunque la luminosità e la bellezza di questo colore, cioè guardate quanto è specchiato, è appunto questo qui, ve lo faccio da vedere ancora da più vicino, cioè guardate che spettacolo questo oro champagne super luminoso, appunto io lo uso sia da solo su tutta la palpebra, magari con un po' di sfumatura, o comunque come base per poi applicarci altri ombretti sopra, è veramente bellissimo, io lo sto provando appunto già da un bel po' e mi piace veramente tanto, dunque appunto ad acquistare ovviamente anche altri colori. Poi finiamo, ecco, vi faccio vedere tutto. Finiamo con l'ultimo prodotto, appunto, sempre di Astra, che è questo eyeliner effetto nero intenso.
questo prodotto qui, magari se riesco a metterlo dritto, eccolo qua, scusate ma è specchiato anche questo. Si tratta appunto di questo eyeliner liquido nero. Allora, l'applicatore è in setole, molto 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 fino, e anche questo che ho utilizzato oggi sul trucco di oggi, però non ho fatto lineetta ma l'ho solo usato per contornare l'occhio. Devo dire che è abbastanza nero, abbastanza intenso, è molto liquido, molto, rimane comunque un effetto lucido e non opaco. Ve lo faccio, ecco, vi faccio uno swatch giusto per farvi vedere comunque l'intensità di questo eyeliner. Non so se si riesce a vedere, spero di sì. Non sembra male comunque, ancora non vi posso dire più di tanto perché comunque oggi è la prima volta che lo testo, però comunque vi farò sapere comunque andando avanti a usarlo piano piano, così mi farò magari appunto un'idea e vi saprò dire qualcosa. Poi andiamo avanti, e ultimamente ero andata anche da OVS e avevo trovato questa linea di Essence, la You Better Work, che mi ispirava moltissimo, e così ho deciso di prendere tre pezzi. Allora, partiamo dalla cipria, che è questa ovviamente, già anche lei ho iniziato ovviamente a testare e provare, e sto parlando appunto della You Better Work Gin Proof Waterproof Fixing Powder. Questa cipria qui ha 9 grammi di prodotto, è una cipria totalmente trasparente, ora la vedete bianca ma una volta stesa sul viso è completamente trasparente, mi ci sto trovando veramente bene, trovo che fa un effetto seta sul viso, molto levigante, mi fissa tranquillamente il trucco, mi fa reggere appunto il fondotinta tutto il giorno, è veramente ottima. Io l'ho trovata al prezzo di 4,50 euro, ovviamente non l'ho provata in palestra come comunque qua c'è scritto che è a prova di palestra, però comunque devo dire che con il caldo regge benissimo e è veramente carina. Dunque, se la trovate da OVS o comunque online, io ve la consiglio perché per 4,50 euro secondo me è ottima. Poi ho voluto prendere, sempre della stessa linea, il Fixing Spray, sempre Gin Proof, Sweat Resistant e Anti Shine. Questo appunto è lo spray fissante da 50 ml, anche con lui mi ci sto trovando bene, è già qua, a buon punto. E ovviamente lo spruzzo a fine make-up e anche lui mi permette di non lucidarmi più di tanto, è veramente carino e ha 12 mesi di scadenza e appunto sono 50 ml, non è male, ovviamente il getto non è proprio tra i più leggeri, però comunque se vi mettete a una distanza abbastanza lontana insomma non dà problemi. E niente, anche di questo io ve lo consiglio perché secondo me non è affatto male, lo potete trovare sui 3,79 euro se non ricordo male. Poi, andando avanti, sempre appunto della stessa linea, per terminare ho preso anche il mascara, che è appunto Your Better Work Length Definition Mascara Gin Proof e anche lui Waterproof. Anche di questo mi ci sto trovando veramente bene, vi faccio vedere lo scovolino che è in silicone e è fatto in questo modo. È abbastanza liquidino, anche se appunto è aperto da un po', però mi ci trovo veramente bene. Io ovviamente lo uso ogni tanto quando magari vado al mare, io non sono solita truccarmi, però magari un po' di mascara sì, mi piace, e appunto ho voluto appunto provarlo per questo motivo, e devo dire che regge tranquillamente anche al bagno, dunque io ve lo consiglio. Non vi aspettate un gran volume, ma appunto a me diciamo le colora e le allunga un pochettino, infatti non è che fa questo grande effetto, però appunto per andare al mare o comunque per, che ne so, magari solo per la palestra o qualcosa di così, che magari si vuole un effetto leggero ma che si vedono un po' le ciglia, questo qua è veramente carino e per 3 euro io ve lo consiglio. E comunque sono 10 ml di prodotto e lui ha addirittura 12 mesi di scadenza, strano perché di solito i mascara durano soltanto 6 mesi. Poi per terminare il giro da OVS ho deciso di prendere questi due correttori che finalmente hanno portato, si tratta dei famosissimi Conceal and Define di Make Up Revolution. Allora, io ho preso la tonalità C2 e C10.5, la C2 ovviamente adesso per me come vedete è chiarissima, però appunto per il momento l'ho comprata per fare le cut crease appunto da usare sull'occhio e devo dire che mi sta piacendo veramente tanto. Purtroppo questa colorazione qua come correttore ancora non l'ho potuto provare perché è veramente troppo chiara. Invece la tonalità C10.5 ho avuto modo di testarla perché appunto sì, è scura, ma comunque sembra molto più scura del mio incarnato adesso, però vi assicuro che una volta sfumata è il mio colore perfetto di ora,
Devo dire che non è male questo correttore, su di me non secca più di tanto, sinceramente. Ovviamente ho idratato benissimo il contorno occhi prima, ovviamente, di procedere a tutto il trucco, però comunque a me sta piacendo veramente tanto. Costa 4,99 € e sono solamente però 4 grammi di prodotto, giusto l'unica infatti pecca è quella che non è tanto prodotto e ha 12 mesi di scadenza. L'applicatore comunque è fatto cicciottoso così, come vedete. Parliamo un po' tanto di prodotto, però comunque bastate che magari l'ho scaricato un pochettino e non dà nessun problema. Niente, io questo correttore per il momento ve lo promuovo perché a me sta piacendo molto e ovviamente continuerò bene a testarlo per farmi un'idea un po' più precisa, ma per il momento le prime impressioni di questo correttore sono veramente ottime. Io mi sono dimenticata di farvi vedere un altro prodotto che avevo preso sul sito di Astra, appunto insieme agli altri, e è questo Ritual Fixing Spray, spray multifunzione, fissatore e tonico, 3-in-1, setting, tonic e primer. Si tratta appunto di questo prodottino qui, come vedete l'ho già usato parecchio e a metà e mi ci trovo veramente bene. Il suo prezzo è di 5,90 € e sono 50 ml di prodotto, 12 mesi di scadenza, non ha alcol, dunque ragazzi già per me è un top solo perché non ha l'alcol, soprattutto per chi ha la pelle secca come me è top. E io lo uso appunto come suggerisce qua in tutti e tre i modi, ossia a volte come primer, a volte come tonico, ossia magari quando faccio quelle, mi viene fuori magari un viso troppo polveroso, ho applicato troppe polveri e magari l'effetto un po' di quelli pesanti, allora spruzzo lui su tutto il viso e la base è completamente molto più levicata, molto più idratata e meno pesante, insomma, e a volte, anzi, spesso lo utilizzo come appunto fissante e mi ci trovo veramente bene. Ma poi, ragazzi, vogliamo parlare dell'odore. Cioè, ha un odore di pesca meraviglioso. Cioè, se amate la pesca come me, dovete assolutamente prenderlo solo per l'odore, mi dico questo. Ma lasciando perdere questo, a me piace veramente tanto. Dunque, ve lo consiglio. Sicuramente è un prodotto che riacquisterei anche perché per 5,90 € secondo me è top. Poi siamo arrivati agli ultimi due prodotti e sono questo illuminante Vegan Cosmetics, di Seta Blu. Ragazzi, questa è stata proprio la scoperta di questo periodo. È appunto questo illuminante color champagne. Questo qui, eccolo qua, io l'ho preso nella tonalità 01, ha 10 grammi di prodotto. Io la seta blu ovviamente la trovo dentro sempre i magazzini Maurice, ragazzi l'ho pagato 3 €, non potete capire questo illuminante quanto è bello. Ora vi faccio uno swatch perché non riuscite neanche a immaginare la bellezza di questo illuminante, ma poi per 3 € io non gli davo 1 € veramente. Cioè, guardate qua, è questo. Guardate lo spettacolo di questo illuminante, cioè anche quello che indosso, non so se si riuscirà a vedere, è la meraviglia, veramente, è una meraviglia. Io non gli davo veramente 2 lire, ma me ne sono innamorata. Se lo trovate, prendetelo perché secondo me è veramente top. E poi per 3 €, cioè, non fatevelo sfuggire. Siamo arrivati all'ultimo prodotto, questo video sarà infinito, già lo so, e si tratta delle Ardell Whispers, Demis Whispers Black, sono appunto le ciglia finte. Io di Ardell non le avevo mai provate, sono queste che indosso, spero che si riescano a vedere, sono veramente carinissime, sono anche veramente molto leggere, io le ho tenute su l'altro giorno tutta la giornata e non mi hanno pesato assolutamente sulle ciglia, le ho pagate 6,99 € e le ho prese su Zalando, ma ovviamente le potete trovare anche su altri siti o comunque da me per esempio si trovano anche dentro l'OVS e sono veramente carine, super naturali, non eccessive. Sto facendo così per farvele vedere, ma non so se si riusciranno a vedere. Magari mi avvicino un pochettino. Cioè, sono stupende e super naturali. È molto leggera anche appunto sulle ciglia. Mi ci sto trovando veramente bene e per 7 € secondo me sono veramente ottime e ve le consiglio al 100%. E niente, siamo giunti alla fine. Questi sono tutti i prodotti che ho acquistato in questo periodo. Mi rendo conto che sono veramente tanti, lo so, scusatemi, ma purtroppo volevo accumularmeli tutti in questo video. Vi ricordo comunque di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti, è totalmente gratuito. Vi consiglio anche di seguirmi nei miei social che vi lascio linkati qua sotto nell'info box. Lasciatemi qualche commento se tante volte conoscete qualcuno di questi prodotti o comunque magari volete che me ne parlo meglio al riguardo. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!